Destra e sinistra, leghisti con democratici e grillini tutti d'accordo in regione sullo stesso provvedimento. Un fenomeno che non fosse un azzardo si potrebbe scommettere che non riaccadrà tanto presto. Una scommessa che fa il paio con la nuova legge che verte proprio al contrasto della ludopatia, il gioco d'azzardo compulsivo che rovina la vita di migliaia di persone ossessionate dalle macchinette nei retro dei bar. Mangia soldi capaci di mettere sull'astrico intere famiglie, un problema sempre più diffuso e che la crisi ha fatto crescere. Fino a diventare una spaventosa piaga sociale. La nuova norma regionale prova a limitarne i confini, a partire dall'aiuto di chi è già affetto dal disturbo, di chi ha perso il controllo, tanto da mettere in discussione la stabilità familiare. Un aiuto alle famiglie ma anche agli esercenti che decidono di disinstallare le macchinette. Remunerative ma anche colpevoli di troppi danni oggettivi. Sgravi che riguardano le aliquote dell'Irapo che penalizzano chi decidesse di mantenerle. In più, in arrivo un marchio no-slot per chi si libera delle. Odiose scatole multicolore e alcuni divieti, per esempio quello di collocare nuovi apparecchi entro 500 metri da luoghi considerati sensibili, come scuole, oratori, case di cura o impianti sportivi, zone che saranno delimitate dai comuni. La Regione con questo provvedimento prova ad arginare il giro d'affari che, nella sola Lombardia, ha raggiunto i 10 miliardi di euro in un anno. Solo a Milano sono 2.000 gli esercenti che hanno installato le oltre 8.000 slot, mentre su tutto il territorio sono 80.000 le macchinette attive in Cina circa 16.000 locali. 235 euro è la spesa media dei cittadini lombardi in scommesse, il 30% in più della media nazionale.